Ben ritrovati al TG Torino e dintorni, notizie di oggi, mercoledì 29 marzo. Ha ucciso a coltellate la moglie, è accaduto a casa in Sardale Poirino 37 a Pinerolo. L'uomo, un 64enne, ha inferto diverse coltellate alla moglie di 52 anni, dopo ha chiamato il 112 e ha confessato. Si sono calati da un lucernario nella sala scommesse di Via Nanni a Torino e hanno forzato e svuotato 11 slot machine, per un totale di oltre 4.000 euro. Gli attrezzi del furto sono quindi risaliti sul tetto per poi scappare aggrappandosi alle grondaie e sui tubi del gas. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile avvisati da una coppia e hanno sorpreso e arrestato un romeno di 39 anni senza fissa dimora. Hanno bloccato una coppia di ragazzi, lui 17 anni e lei 16, in orario mattutino, nei dintorni di Piazza Albarello. Sotto la minaccia di un coltello sono riusciti a farsi consegnare portafogli e cellulari dei giovani, fuggendo poi in direzione Via del Carmine. Qui il personale della squadra volante, anche grazie alle descrizioni ricevute, li ha intercettati e fermati. Si tratta di due cittadini italiani di 27 e 28 anni, pluripregiudicati. È stato rintracciato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza mentre cercava di nascondere qualcosa sotto un cassonetto dei rifiuti in via Bertolletta a Torino e subito riconosciuto. L'uomo, origini tunisine, 31 anni, era già stato arrestato un mese e mezzo fa dagli agenti del medesimo commissariato e condannato a 7 mesi di reclusione con la condizionale. Il pusher, alla vista degli operatori, è fuggito ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato in via Goito. Sono ripresi i controlli da parte dell'amministrazione comunale di Venaria Reale col CDU della raccolta differenziata effettuata dai cittadini, dopo i 15 giorni di sospensione utili per l'introduzione dell'autocontrollo. Questa volta è stato verificato il contenuto dei cassonetti situati in Corso Garibaldi. Anche qui, come nei precedenti controlli, sono state riscontrate numerose criticità. Lunedì 27 marzo, presso la sala del Consiglio Comunale di Venaria Reale, si è tenuto un incontro dibattito dove sono stati illustrati i progetti realizzati e i programmi di ricerca attiva del lavoro su iniziativa della città, del Centro per l'impiego e dei comuni della zona ovest di Torino. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è dare un supporto per far sì che ognuno riattivi se stesso verso una maggiore consapevolezza e autonomia nella gestione delle competenze individuali. È tutto per questa edizione. Per seguire le nostre notizie in tempo reale è possibile anche scaricare l'app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di giornata.